Signore e signori, benvenuti a questa penultima giornata di Serie B2 che vede il posticipo tra Acicura contro Black Mamba. Acicura che cercano la certezza che si chiama playoff, mentre i Black Mamba che sono nella zona tranquillità. E ancora bisogna capire qual è il loro vero obiettivo, anche se manca solamente una giornata alla fine del campionato. Vacante, le serve Vacante, che vuole un buon tiro. Vacante! Vedete le parti di Cimigliano, ma il tipo va di vedere perché mamma. Poi la Duca! Valenti sul tapin, non riesce poi a metterla dentro. Pericolosi questi Black Mamba. Ma che peccato qui, Valenti ha sbagliato un gol che sembrava già fatto, non è da lui. Avrebbe dovuto metterla dentro. Invece è solo il palo per il numero 10 dei Black Mamba. Mi sento qui allo stadio, la curva da Renzo Barbero. E allora Pippolio rischia qui qualcosa, però riesce a portare avanti la palla. Ancora Pippolio riesce a rimpallo, guadagna comunque rimessa laterale. Promettono una battaglia questi Black Mamba quest'oggi, non sarà facile per gli Acciacura. Occhio alla Duca che fa fuori tutta la difesa degli Acciacura. Che brivido dalle parti di Riggio. Occhio perché di nuovo la Duca, lo spaventapastri di Acciacura, però bravissimo qui Vacante a sottrargli il pallone. Vacante è al dettato di un buon destro, lo prova e sfiora il palo, la partita si sta accendendo. Sì, bellissima partita con ribaltamenti da una parte e dall'altra. Adesso Vacante risponde alla Duca. La Duca prova a bruciare la velocità la mattina, la Duca però controlla, la Duca! Riggio! Una spina nel fianco fin qui la Duca, Manuel. Grazie, grazie. Rimessa laterale per il Black Mamba, capisce tutto da bene e fa partire il contropiede di Acicura. Da bene contro Abano, bravissimo quest'ultimo a non cascare sulle finte. Poi Barbante prova a dare una mano in difesa e poi prova a fare tutto lui, non ci riesce. Una rimessa laterale per gli Acicura. Oggi i risultati a sorpresa come la sconfitta dei Fat Club e il pareggio del Brocca con i Tottenham. Sconfitta. Eh sì, le squadre diciamo che stanno più in basso in classifica, non regalano niente e ci potrebbero essere di qualche sorpresa. Attenzione Valenti, mamma mia, Riggio, ha rischiato la papera del venerdì qui. Che brivido. Sì, attenzione. Attenzione ancora Black Mamba con la Duca in sinistra questa volta. Termina in rete 1-0 da Black Mamba. L'avevamo detto che erano pericolosi questi Black Mamba. Eh sì, ancora lui, Manuel, la Duca con un sinistro su cui il portiere Riggio non può nulla, lo trapiglio, 1-0 Black Mamba. Angolo dei Acicura, occhio alla giocata di Barbante che è rischiato qui di far esplodere i campi 3 del campione del Polo. Eh sì, bellissima giocata di Barbante che in rovesciata prova a sorprendere Cernigliaro, palla che termina fuori. Forse fallo, punizione, sì, punizione per il Black Mamba. Partita veramente bellissima, fammelo dire, qui Giovanni, attendendo ovviamente quella tua di domani con i Betaus, sì, in anticipo della fine di Coppa di Lega sicuramente. Allora, calcio di punizione per i Black Mamba, la battuta c'è, Valenti, tutto questo sotto gli occhi della curva di Porto Alegre. Barriera formata due uomini, occhio al destro di Valenti, barriera in piedi. Vacante, Barbante, spalla alla porta, prova a girarsi, prova a entrare in mezzo a due, non ci riesce, poi Chiassone regala la palla a Vacante, occhio a destra di Vacante, però in posizione filata, la mette in mezzo a Barbante! Paolo Barbante, esultanza la Matri, pareggio i conti, 1-1! Eh sì, si era fatto vedere Barbante con una bellissima rovesciata qualche istante fa e adesso è lui a siglare il pareggio di questi Acciacura, ma... Barbante lo ringrazia. Che giocata qui di Vacante. Ci voleva questo pareggio per gli Acciacura perché la partita si stava mettendo veramente male per loro. 1-1 comunque il parziale, si attende la reazione di La Duca e compagni. Però qui da bene, bravissimo a sottrarre il pallone a La Duca, ancora da bene, si inventa una bella giocata. Poi Cernigliaro fa il pallone, adesso mi sembra un po' confusi Black Mamba, forse il gol li ha un po' colpiti, ma occhio Valenti che ruba palla in difesa. E poi Riggio. Adesso assistiamo, attenzione. Occhio l'inserimento di La Mattina, palla adesso per Dabene, entra in aria. La Mattina! Rimonta il risultato, 2-1 Acicura. Ottimo qui l'inserimento di La Mattina, è bravissimo. Dabene a regalare l'assist al suo compagno. Dabene, posso dire che Manuel che ha fatto tutto lui. Ha fatto bene, possiamo dire. Ha fatto bene, sì, ha fornito l'assist alla Mattina che con facilità l'ha messa dentro. Eh sì, in difesa Manuel l'abbiamo detto prima, il Black Mamba ha sbagliato qualche intervento. Perde palla, scusa, mi sono interrotto Giovanni. Sì, dicevo Manuel, il Black Mamba poco precisi in difesa, qualche intervento svirgolato, ha favorito sicuramente gli Acciacura.
palla adesso per Barbante che si libera di Gastone. Barbante sfiora di poco il palo. Sì, Barbante qui sta facendo un altro gran gol. Stop, si gira e tira e palla che termina fuori di un niente. Finisce. E con questo tiro di Barbante termina i primi 25 minuti della partita che vede 2-1 Yacicura, ma ricordiamo che Yacicura perdevano per 1-0 e poi straordinaria la rimonta della squadra blu che comunque chiude in vantaggio questo primo tempo, ma occhio questi Black Mamba che tengono la testa molto bene ai loro Sì, bella reazione qui dei Yacicura che rispondono al vantaggio dei Black Mamba e ribattono il risultato, ma un primo tempo tutto da goderci. Si parla che termina fuori e ripartono i Black Mamba con Albano che lancerà. C'è la sistema. Chiossone, Valenti. Ora Valenti, ci sono ben due uomini. Serve adesso comunque la Duca. E c'è il pareggio del Black Mamba. Ancora lui, la Duca. Lo spauracchio della difesa di Acicura. Eh sì, la Duca che oggi ha fatto due gran gol su passaggio smarcante di Valenti che lo serve, non perdona. Quindi colpisce ancora la Duca Giovanni. Questa è una partita veramente bella, eh? L'avevo detto, ma ogni volta che ci sono io, belle partite. Rimessa tra lei ancora per che fa battere la mattina che la mette in mezzo, anticipa tutti qui Albano e fa partire questo contropiede pericoloso. Albano prova a far fuori lì, ancora Albano! E c'è il 3-2 da Black Mamba! A sorpresa! Sono ancora volte, c'è la palla ancora in vantaggio! Albano ha segnato un uomo che non ti aspettavi! Eh sì, Manuel Albano, un difensore che ha fatto una grandissima azione, ruba palla, riparte, con un raso terra colpisce Riggio che non può far nulla. 3-2 per questi Black Mamba. Albano porta il risultato sul 3-2 e quale sarà adesso la risposta degli Acicura? Pippolio prova a seguire da bene, finisce tutto qui la Duca che dà anche una mano in fase di copertura. Allora Valenti, chiuso però da ben due uomini. Valenti cerca il numero qui e lo trova, mamma mia, sembra qui il Barcellona, proprio di attenzione ancora a Valenti, il gesto di Valenti ribattuto da Pippolio. Davvero strepitosi quei due, da pelle d'oca, signore. Sì, strepitosa tutta la prestazione complessiva di questa. Albano la mette in mezzo, la Duca quasi sulla linea, salva Riggio. Mamma mia, Barbante vacante, avanza lui, pressato dalla Duca. Poi da bene, si ricomincia adesso da Barbante che sta giocando da difensore puro in questi minuti. Poi Barbante cerca di farsi rivedere avanti, da bene. Barbante, attenzione! Forse autorete, forse è un'autorete. Sta di fatto che gli assicura, pareggiano la partita. Autorete forse di Valenti. Il barone ci dice che è Albano che ha fatto l'autorete. Quindi autogol, ci conferma qui il nostro barone. Sì, si sono fatti male da soli questi Black Mamba. Stava andando tutto bene per i Black Mamba. La mattina serve da bene, lo trova da bene, entra in aria da bene! Con l'esterno non riesce a bucare la porta di Cermigliano. Eh sì, Manuel, ti suggerisco che la palla ha colpito il palo in questa azione, quindi Black Mamba un po' fortunati. Adesso tengono più palla qui, Yacicura, però più vacante, la regala agli avversari. E poi nuovamente arriva la palla a vacante. Va a ricominciare qui vacante, ancora vacante, porta palla in destra di vacante sul fondo. Subito Cenigliano prova a far ripartire su, ma trova adesso da bene che supera qui la Duca, ancora da bene, palla adesso per Barbante, Barbante! Paolo Barbante riporta i vantaggi suoi, ancora una volta ci fa vedere soltanto la Matri, 4-3 a Acicura e adesso sono i Black Mamba a inseguire. Occhio invece qui alla mattina, Cermigliaro ci mette le dita e si salva il calcio d'angolo. Eh sì, Cermigliaro che con questo intervento tiene ancora a galla i suoi a 2 minuti dalla fine, vedremo se ci sarà questa reazione da parte dei Black Mamba. Allora Acicura da bene, forse ci ha messo qui la punta, ma non trova lo specchio dalla porta. Eh sì, è proprio la puntata. Ancora una volta come primo tempo da bene, ma palla che termina fuori di poco. Ma c'è ormai veramente pochissimo alla fine della partita. Quasi un minuto. Il vantaggio per 4-3 sui Black Mamba. Attenzione, porta qui palla Valenti, chiuso da uno strepitoso vacante. Poi attenzione al tunnel di da bene. E che gol
che ha fatto qui da bene, incredibile, e chiude in bellezza qui Yachikura. Ma che gol ha fatto qui da bene? Eh sì, bellissimo il gol di da bene, non poteva farci nulla Cernigliaro, e Yachikura che chiudono la partita ormai a quasi un minuto alla fine, 5-3. Palla adesso per da bene, si guadagna il fallo, anzi no, è rimessa laterale per il Lecchemam. Ma vedete, attenzione al fallo, attenzione, c'è anche Gloria per Lio, che adesso si può dire che qui Yachikura possono veramente archiviare la partita. Eh sì, ma forse è un risultato un po' ingiusto questo 6-3 che si sta delineando quest'oggi, perché Black Mamba sono mancati solo in questa fase della partita, potremmo dire, sei d'accordo con me? Sì, tra l'altro l'avevo detto, le tante assenze potevano influire sulla loro partita, infatti è stato così, i giocatori stanchi in questa seconda parte di gara. E con il gol di Dino Lio si conclude qui la partita, con Yachikura che si portano a casa questi 3 punti, 6-3 il risultato finale. Giovanni, una vittoria meritata secondo te? Sì, ma alla lunga sono usciti questi Yachikura che dovevano conquistare la vittoria, sfruttano i risultati che ci sono stati quest'oggi, brutto della sconfitta dei Fat Club e dei Warriors inaspettate, fanno sicuramente passi avanti in classifica. Esco una testa alta comunque i Black Mamba. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo contributo, ci vediamo alla prossima volta. Un saluto.